Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. In questo video vi presento uno strumento su Google Sheets che serve a gestire le proprie posizioni su BitMEX. In particolare questo tool vi dirà quanto sarà il capitale a rischio, quanto sarà la leva minima necessaria per aprire la vostra posizione come l'avete designata, quanto incideranno le fees sulla vostra posizione, cosa spesso sottovalutata ma da tenere assolutamente in considerazione, il risk reward, tutti quei parametri insomma atti a mantenere una buona politica di money management e risk management. Se mi volete dare una mano, contribuire in qualche modo, utilizzate il mio referral link per iscrivervi a BitMEX. Lo trovate nel tool e nella descrizione, mi accredita il 10% delle fees che pagate e voi risparmiate il 10% sulle fees, quindi è una win-win situation. Ragazzi, che dire, basta, andiamo a vedere come funziona il tool e come lo si può applicare al proprio trading su BitMEX. Seguitemi. Il tool che vi sto per presentare è molto utile, molto completo, ma anche un tantino complesso, me ne rendo conto. Per questo motivo ho deciso di lasciarvi un piccolo bigino, diciamo così, che contiene tutti i punti chiave contenuti appunto in questo strumento, in questo foglio di calcolo. Proprio un riassunto delle sue funzionalità e una piccola guida all'uso. Dove la trovate? Il link è in cima alla descrizione, quindi lo vedete subito e riporta a una pagina del mio sito web sul quale, come sapete, tra i vari contenuti, tutti completamente gratuiti vi ricordo, trovate una sezione tools che contiene per l'appunto alcuni strumenti utili per il trading di cripto, per seguire il mercato, per avere segnali e quant'altro, tra i quali appunto per ultimo ho aggiunto il calcolatore posizione BitMEX, che è esattamente quello che vi sto per descrivere. Detto questo, andiamo subito invece ad affrontare il tool, quindi facciamo qualche esempio pratico di come funziona. L'unica cosa che vi serve aver installata per permettere il funzionamento di questo foglio di Google Sheets, che è una sorta di Excel, è un plugin che si chiama Crypto Finance. Crypto Finance è appunto una piccola estensione di Google Sheets che permette di andare a ricevere in tempo reale le quotazioni delle cripto. Io, come vedete, ho mediato, esattamente come fa BitMEX, le tre quotazioni di Bitstamp, Kraken e Coinbase per recuperare esattamente il prezzo di BitMEX, dato che questo è mirato esattamente a BitMEX per essere utilizzato su quell'exchange. Per installare Crypto Finance non ve lo spiego qui per non dilungarmi troppo, ma se cercate su Google trovate, è veramente semplice, trovate come si fa. È quasi più o meno come installare un'estensione su Chrome, è semplicissimo. Venendo a noi, ho diviso per colore lo sfondo delle celle. Se vedete ce ne sono alcune verdine e alcune grigine. Quelle verdine sono quelle da compilare manualmente, c'è scritto anche qua sotto, che sono anche in grassetto e sopra questa linea, quindi insomma per non sbagliarsi ho messo più segnali di cosa c'è da compilare e cosa no. Tutte le altre invece sono frutto di formule e si compileranno da sole. Quindi, cosa dobbiamo compilare? Andiamo a darci un'occhiata, a vederle una a una. Capitale totale, che cosa si intende per capitale totale? Si intende quanto ho nel mio account di BitMEX, quindi quanto capitale io dedico alla speculazione, molto banalmente. Nell'esempio ho messo un Bitcoin. Per 100R, se avete visto il mio video sul risk management e sul risk reward ratio e quant'altro, dovreste conoscere questo concetto. Se non avete visto quel video, vi consiglio di darci un'occhiata prima di affrontare un trading di questo tipo, proprio perché vi trasmette i concetti che bisogna sapere, tra cui appunto il concetto di capitale a rischio. Il per 100R è proprio la percentuale del mio capitale totale che io metto a rischio per trade. Che cosa significa? Significa che se io qua ad esempio ho compilato con un 3, che è 3%, se io nel mio trade che voglio impostare in questo istante, quindi la posizione che sto cercando di costruire, voglio, se mi scatta in quella posizione lo stop loss, io perderò il 3% del mio capitale complessivo, che poi diventa 0,03, qua fa il calcolo per noi. Quindi capitale totale per 100R servono per calcolare il capitale a rischio, molto banalmente.
Poi chiaramente dovrò compilare entry, stop loss e take profit, che sono i tre parametri fondamentali di una posizione speculativa. L'entry è il prezzo a cui io apro la posizione, lo stop loss è il prezzo alla quale la chiudo in perdita e il take profit è il prezzo invece al quale vado in profitto, chiudo in profitto. Attenzione, questa come vedrete è una posizione short. Perché? Perché questo calcolatore si può utilizzare anche per le posizioni short. Ovviamente se lo stop loss è maggiore dell'entry, automaticamente è una posizione short, proprio perché significa che io vado in perdita se il prezzo sale. Al contrario, se io imposto uno stop loss minore dell'entry, è una posizione long e questo tool lo capisce da solo. L'ultima cosa da compilare riguarda le fees. Qui automaticamente ho messo nelle fees quelle scontate, perché se lo sapete, probabilmente lo sapete, se non lo sapete sapevatelo, che BitMEX sconta le fees del 10% se utilizzate un referral link. Una cosa che, a prescindere dal fatto che vi ho naturalmente spammato qua sotto il mio, vi consiglio di utilizzare un referral link anche se non volete usare il mio, perché vi sconta le fees. Se volete usare il mio mi fate un piacere, perché mi accreditate anche a me il 10% delle fees. Lo sconto vostro è del 10% per 6 mesi. Quindi io qua le ho messe già al netto dello sconto e ho lasciato il funding a zero. Quindi queste in teoria non vanno cambiate, a meno che ovviamente non utilizziate un account che non si è registrato con referral link. In quel caso vanno leggermente maggiorate. Il funding invece va preso di volta in volta. Quindi se ad esempio vogliamo andarlo a vedere adesso, si vede da qua. Ad esempio qua è meno 0.03%. Quindi attenzione nello scriverlo, perché qua non c'è il percentuale. 0.03% significa scrivere 0.0003. Ok? Con il meno significa che la fee è negativa se io ho una posizione short e la fee è positiva se io ho una posizione long. E quindi attenzione, nel senso, se io so che ho impostato una posizione short ci devo mettere il meno davanti, che significa rebate, fee negativa. Se invece ho aperto una posizione long ci devo mettere il più davanti, ok? Devo farlo io questo a mano. Chiaramente questo, dato che non di funding ne ho messo uno, è un'approssimazione. Il funding su BitMEX avviene ogni 8 ore e pertanto se io ad esempio tenessi aperta una posizione in modo da incorrere in più fundings, in questo foglio di calcolo non vengono calcolati tutti, quindi dovrei fare una somma io complessiva, ma perché semplicemente è perché cambiano ogni volta in base all'ammontare delle posizioni aperte da un lato e dall'altro. Maker taker, ecco, questo invece è molto importante metterlo. Perché? Perché come vedete le fee da maker e taker sono molto 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 diverse. Il maker ha un rebate sulla fee, quindi incassa. Quindi se io metto limit orders io guadagno dalle fees, non le pago, le incasso. Se invece sono taker, market order, le pago lo 0,0675%, mentre il maker ha un rebate dello 0,0225%, già ridotte tutte e due del 10%. E quindi per questo motivo se io apro una posizione e la chiudo con due ordini taker, qua devo mettere uno, in modo che le fees naturalmente mi vengono calcolate due volte sul taker. Nel caso in cui io apro con taker e chiudo con maker o viceversa, metto due, così le mie fees vengono calcolate una col taker e una col maker. In caso in cui entrambe l'apertura e la chiusura le faccio da market maker, devo scrivere qua dentro 3, ok? Così mi cambieranno poi tutti gli altri parametri. Spero di essere stato chiaro. Ora vi volevo spiegare questo che è il cuore, tutti questi parametri che escono fuori, che sono il cuore di questo tool. Bitcoin dollaro, come vi dicevo, lo pesca dall'exchange, dall'API dell'exchange. Capitale a rischio è il capitale in Bitcoin, chiaramente, che metto a rischio ad ogni singolo trade. Se mi scatta lo stop loss, perdo questo capitale, 0.03 Bitcoin. Perché? Perché ho messo un percento R di 3 e ho un capitale totale di 1, è una banale moltiplicazione. Risk reward ratio,
parametro molto importante che mi dice quanto il mio trade è sbilanciato verso il rischio, verso il reward. Maggiore è questo parametro e maggiore è la potenziale profittevolezza del trade rispetto allo stop loss. Quindi ovviamente devo impostare il trade in base all'analisi del grafico. Se fatta l'analisi, quindi scelti i target e scelto lo stop loss in base alle analisi, ho un risk reward molto alto, il trade è ottimo. Perché? Perché significa che è sbilanciato verso il reward. Al contrario, se ho un risk reward basso, significa che il trade non è ben bilanciato e quindi forse mi conviene aspettare ad aprire la posizione, aspettare un setup migliore. Per agevolarvi nell'utilizzo di questo tool, ho anche messo una formattazione condizionale dei colori. Cosa significa? Significa che, ad esempio, se il mio entry dovesse essere 3620, supponiamo, e il take profit, supponiamo una posizione long, il take profit dovesse essere 3900 e lo stop loss dovesse essere 3500, vedete, ho un risk reward buono. Se però il take profit mi si avvicina, perché magari il target è più basso e quindi il target diventa 3700, vedete che lo stop loss ha una percentuale maggiore, mi farebbe perdere una percentuale maggiore e quindi il risk reward ratio diventa minore di 1. Di conseguenza diventa poco profittevole il trade e viene evidenziato di rosso, come per dirvi attenzione, quel parametro è impostato male, conviene rivedere il trade. Quindi magari cambio il mio setup e quant'altro e devo riuscire ad avere un risk reward quantomeno maggiore di 1, altrimenti il trade è sbilanciato. E quindi ritorniamo indietro. Size necessario, Bitcoin e dollari. Cosa significa? Allora, è un concetto abbastanza semplice se uno conosce bene cosa significa mettere a rischio un tot di capitale. Io ho detto metto a rischio 0.03 Bitcoin, il che significa se mi scatta lo stop loss, quindi se da 3620 il prezzo scende a 3500, in questo caso, ho perso 0.03 Bitcoin. Però allora viene un'altra domanda: qual è, deve essere il size necessario della posizione? Non è 0.03, perché questo è il capitale a rischio, quello che perdo. Quello che perdo però non è assolutamente uguale al size, anzi è molto molto minore. Perché? Perché significa che il prezzo ha fatto un calo del qualche punto percentuale per perderlo. E quindi io devo praticamente dividere questo capitale a rischio per la percentuale tra entry e stop loss e in quel modo lì tiro fuori il size necessario. Vedete, qua c'è la formula se vi interessa, e significa fondamentalmente che per avere in un trade di questo tipo, quindi con questo entry, questo stop loss e questo take profit, un capitale a rischio di 0.03 Bitcoin, devo aprire una posizione con 0.905 Bitcoin, ok? E quindi di conseguenza la leva minima necessaria, un altro parametro che discende direttamente dal size, è minore di 1. Perché? Perché io ho un Bitcoin, mi serve 0.9, quindi sono tranquillo con il mio capitale, non ho bisogno di aprire una posizione in leva. Vi faccio un esempio per farvi vedere invece dov'è che sale la leva. Qualora io voglia aprire una posizione di scalping, magari molto rapida, e quindi vado a giocare su percentuali bassissime, supponiamo entry 3620, take profit 3700 e stop loss, chiaramente così mi ritorna un risk reward pessimo, quindi devo avvicinare lo stop loss 3600, supponiamo, proprio strettissimo. Il risk reward è ottimo, però guarda, leva minima necessaria diventa 5,4 per. Perché? Perché per perdere sempre lo 0,03 Bitcoin, che è il 3% del mio capitale, è il mio capitale a rischio, con una posizione che ha uno stop loss così stretto, questo probabilmente ha uno 0, qualcosa per cento, è veramente strettissimo, devo aprire una posizione molto grande, un size di 5,43 Bitcoin. Questo significa che, avendo io un Bitcoin nel mio account, devo aprire una posizione con un Bitcoin di margine e una leva minima di 5,43 per ottenere 5,43 Bitcoin di controvalore di posizione.
Il size necessario l'ho messo anche in dollari, così giusto per farvi un'idea, è banale, una banale conversione. Qui arriva il cuore, ecco, la parte forse un po' più complicata, perché molti convertitori, molti calcolatori di posizione che ho visto su internet si fermano qua. Quindi vi dicono questi parametri, molto bello, molto utile, però trascurano una cosa che è fondamentale, ovvero l'impatto delle fees sulla posizione. A volte le fees ci fanno veramente cambiare faccia alla posizione, perché soprattutto se ho una leva alta, e infatti ho deciso di colorare in giallo la leva se è superiore a 5 e in rosso se è superiore a 10, guardate, facciamo 3610. Diventa rossa. Perché? Perché le fees diventano esorbitanti. BitMEX vi calcola le fees non sul margine, ma sull'lordo della posizione. E quindi attenzione che se voi dovete tenere un capitale a rischio di 0,03 Bitcoin, che è il 3% del vostro capitale totale, e avete uno stop loss strettissimo, quindi scalpate proprio magari sul minuto addirittura. In questo caso, ad esempio, per tenere lo stop loss 10 dollari sotto all'entry, quindi veramente stretto all'esagerazione, vi serve un sizing di 10,8 Bitcoin, quindi una leva minima del 10,8 per. Questo che cosa significa? Significa che le fees le pago su 10,8 Bitcoin, non sul mio capitale. Quindi attenzione, il mio capitale è molto più basso del controvalore mosso e quindi le fees mi divorano, cioè sono veramente alte. Guardate come cambiano le cose. Allora, rispetto a una posizione di questo tipo, che già è molto stretta, andiamo a vedere l'impatto delle fees sulla mia posizione e poi confrontiamole con una posizione ancora più stretta. Questa ha una leva di 5,4 per, abbiamo detto, è un 5,43 Bitcoin mossi con un margine ovviamente di 1 a leva 5,43 per. Le fees, nel caso in cui io faccio un doppio taker, attenzione, che è il caso più dispendioso in assoluto, scontate del 10%, quindi con referral link, sono di 0,0073 Bitcoin. Ok? Queste sono le fees che pago per aprire e chiudere la posizione. Quindi ho già calcolato sia apertura che chiusura. Il mio profitto potenziale, al netto delle fees, chiaramente, vedete, ho sottratto B17, diventa 0,111126 Bitcoin, eccetera. Quindi questo è quello che io posso guadagnare se chiudo la posizione in profitto. La mia perdita potenziale è di 0,037 Bitcoin. Ok? Quindi è maggiore del mio capitale di rischio. Già qua lo vedo, perché il mio capitale di rischio prevedeva 0,03. Quindi cosa faccio? O riduco il sizing della posizione e riduco il profitto potenziale, oppure aggiungo il lordo delle fees, che è questo 7,3, questo dopo lo 0,03 dopo la virgola, e vado alla fine a sporcare un po' il trade. Impatto di fees sul capitale a rischio 24,44%, non è poco, significa che mi aumenta il capitale a rischio del 24% la fee che pago. Con questo tipo di leva. Risk reward netto non è più 4, ma diventa 3. Guardate che differenza pazzesca. Capitale a rischio netto ovviamente è quella perdita potenziale, 0,037. Questa è un'informazione importante da tenere a conto, perché davvero guardate la differenza, 3 contro 4. Quindi le fees pesano molto. Vi dirò di più, se io avvicino ancora lo stop loss, quindi faccio uno scalping iper ravvicinato e mi trovo una leva necessaria 10 per, quindi il mio margine sarà un decimo della posizione mossa, anzi meno, un undicesimo, il mio impatto delle fees diventa il 49%, rendetevi conto, e il risk reward netto da 8 passa a 5. Capitale a rischio netto aumenta appunto del 48% e mi cambia completamente il trade, quindi vanno considerate. Se invece io faccio un trade più intelligente, laddove riesco comunque a calcolare una posizione con uno stop loss sufficientemente largo, magari non guardo i time frame a un minuto, guardo l'orario, le 4 ore, quello che volete voi, e riesco appunto a mettermi uno stop loss, che ne so, 3500, qua c'è un risk reward pessimo, facciamo che 4000 è il take profit,
così diventa buono. In questo caso ho una leva 1 perché vado a muovere il mio controvalore normale, nominale, e di conseguenza vedete che il mio impatto delle fee sul risk reward è minimo, è 4%, e il mio risk reward netto diventa da 3,1 3,0037. Vedete, non c'è una grossa differenza. Questo perché ho utilizzato una leva 1. Quindi cosa c'è da portare a casa da questo discorso qui? Che è sconveniente utilizzare leve alte perché si viene oberati dalle fees. È conveniente invece cercare di utilizzare i limit orders, quindi, perché c'è il rebate sulle fees. Quindi io il consiglio che cerco sempre di dare è di aprire la posizione con un limit order, perché di solito è abbastanza agevole il take profit di mettere un limit order e di usare il market order solo per lo stop loss. In questo modo, se io apro e chiudo una posizione con i limit a profitto, diventa una situazione molto molto vantaggiosa. Vedete, l'impatto delle fees è negativo, il risk reward aumenta perché vado a guadagnare anche dalle fees nel loro piccolo. In questo caso, attenzione, non prendete queste parole troppo alla lettera, perché rimane sempre pericoloso usare leve alte, però in questo caso la leva amplificherebbe anche il guadagno delle fees. Però attenzione, non vi venga in mente di aprire posizioni con leva alta solo per guadagnare dalle fees, che è una follia allo stato puro. Spero di essere stato chiaro. Questo è quanto. I parametri sono questi, quindi vi riuscite a fare un'idea della vostra posizione e soprattutto di quanto le fees impattino su di essa, che è una cosa che non va assolutamente trascurata. Vi ricordo, se vi volete registrare a BitMEX col mio referral link per il 10% delle fees in meno, lo trovate qua. A questo link invece trovate l'articoletto che vi spiega punto per punto tutti i parametri nuovamente, e se volete vedervi un video su tutti i segreti di BitMEX ve lo lascio qui nella schermata finale, che vi spiego alcuni trucchetti per cercare di massimizzare i profitti, come quello di cercare di aprire e chiudere con i limit orders, che è una cosa che nel suo piccolo poi ripetuta nel tempo aiuta a costruire capitale anziché bruciarlo con le fees e regalarlo ad Arthur. Detto questo, vi faccio un carissimo saluto. Se avete domande, dubbi, me li potete sempre fare, e alla prossima.